Ragazza del terzo millennio, io ti credo anche quando sei cattiva. Quando con i maschi ti comporti da maschi e ci bruci il cuore. Quando ci soffi il posto anche usando le tue arti femminili con un nostro superiore. E quando sei atleticamente più forte dei nostri polmoni fumati e ci cavalchi in letti di frontiera. Ragazza del terzo millennio, io ti consegno la bandiera del progressismo. Tu sei l'uomo moderno. Mi inchino. E voi datemi pure del disertore, fratelli maschietti, ma io questo spettacolo non me lo perdo. Questi fuochi femminili d'artificio, soltanto perché non sappiamo accettare una sconfitta della specie. Onore ai caduti per le belle donne, invece. Venite con me in tribuna ad assistere all'evoluzione del genere umano. Ragazza del terzo millennio, nelle officine, nelle multinazionali, nelle università, negli studi professionali, tra le mura domestiche, nelle tue mani deposito il mio logoro primato di maschio. Mi raccomando, incassa il futuro anche per me. Sì, ragazza, io credo alla tua leggerezza infaticabile, alle tue gambe di gazzella, al ritmo elettrico del tuo cuore d'assalto. Sei migliore di me. Parli di meno, conquisti di più. Negli ultimi 50 anni hai posseduto tutti i traguardi maschili, attaccando i nostri secolari imperi in campo sessuale, politico, organizzativo, amministrativo, domestico e anche militare. Sei ancora in minoranza, ragazza, ma sei dentro, sei ovunque, ci sei. A nome del genere maschile, io ti dichiaro più lucida, più generosa, più determinata, più audace, più scaltra, più colta e più creativa. Non sono femminista, né un maschilista fallito. Sono l'uomo che brucia, sono il tuo compagno, quello che ti conosce, che non ha paura del tuo grido di femminilità, né di notte che hai il ruggito delle tigri, né di giorno che hai la lingua del lavoro. E sono felice che tu sia avanti, perché te lo sei meritato nell'arco dei secoli, ragazza del terzo millennio. E so che da un momento all'altro irromperai nella stanza dei bottoni e farai ammutolire generali e presidenti. Perché io sono sinceramente convinto, ragazza, che se tu avessi in pugno già adesso le redini dell'umanità, le guerre comincerebbero a spegnersi e la grande industria a tirare. Ma questo il vecchio potere maschile l'ha capito, né troppo né poco. Non demordere, stringi i denti, sfonda i beceri luoghi comuni, il razzismo sessuale, le sacre opportunità, le pigre consuetudini. Calati prepotentemente in te stessa, assumi tutte le tue infinite sfaccettature, disorientaci fino a farci perdere il controllo e rassicuraci assumendo tu il comando. Sei già in grado di farlo, ragazza del terzo millennio, senza eroismi e senza vittimismi, perseguendo fino alle estreme conseguenze il tuo essere completamente donna. Tu sei la mia speranza, ragazza, e la mia ultima bandiera. E quest'uomo di confine che ti augura di vincere sogna di entrare nel vero terzo millennio con a fianco una compagna come te. Sì, è già quasi possibile. Adesso, ora. Resisti, ragazza del terzo millennio. E soprattutto, osa. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento, ma noi no, e se ci trasformiamo per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo